Ragazzi, buongiorno! Volete vedere una cosa interessante? Che cosa? Una barca a benzina gigantesca! La vediamo subito? Yes! Let's go! Eccola qui, ragazzi! Incredible! La Hurricane, non so come si pronuncia, ma non fa niente. Ragazzi, è grandissima perché è lunga 1,32 m per 43 cm di larghezza e 28 di altezza. Guardate che gruppo propulsivo abbiamo sulla poppa di questo catamarano! Incredible! Doppio timone, tutto in ergal! Guardate che elica! Guardate la misura, quanto è grande! Naturalmente questa barca è a scoppio, viene alimentata proprio a benzina, o meglio, a miscela, quindi benzina verde e olio sintetico al 3%. Qui dovrebbe uscire l'antenna della RX. In questo caso, visto che questo motoscafo o catamarano, meglio ancora, montava all'epoca, perché sì ragazzi, nuovo ma vintage, l'antenna lunga a 40 MHz. Perché, mo vediamo perché all'interno è così, così fatto. Quindi questo è solo come abbellimento di questo scafo. Incredibile ragazzi, questa magnifica barca a benzina qui sul canale di Mister Hobby, che molto probabilmente vedremo presto in action. Questi qua sono i tubicini in silicone, quelli grossi, che vanno a pescare l'acqua durante il movimento dell'imbarcazione per mandarla successivamente nel motore, così da raffreddarlo, e non solo. Guardate, catamarano è veramente grosso. Poi questa colorazione è fantastica, questo giallo che assomiglia quasi a un giallo Piper ma un po' più piccante, rosso e blu ragazzi, e tutti questi queste decorazioni. Questo è un adesivo, sono adesivi, queste sono decorazioni verniciate. Naturalmente per accedere all'interno si apre mediante questo coperchio, tutto in fibra anch'esso, comprensivo di alettone e prese d'aria. Questo qua viene chiuso ermeticamente sul... Quanto è grosso quel motore! Sulla barca, che poi tanto ermetico non è perché ha due prese d'aria, le quali permettono di far entrare l'aria nello scafo per poi uscire da questa parte. Sì ragazzi, perché questo motore è dotato di un volano che permette un ulteriore supporto al raffreddamento, in quanto è dotato di alette. Ma non solo, perché il volano ha anche la centralina che permette la scintilla alla candela. Guardate la testata, motore marino, quindi abbiamo il tubicino in silicone che parte dal timone, questo qui è quello della testata, va avanti, si collega alla testata e poi fuoriesce l'acqua calda da questa parte mediante questo ugello. Guardate, poi una cosa strana, quest'altro tubicino in silicone collegato al timone di sinistra in pratica si collega alla marmitta. In sostanza, quando lo scafo è in movimento, quindi il motore in moto, non solo escono i fumi di scarico dalla marmitta, che è questa qui, cioè lo scarico proprio, o meglio la marmitta è questa, però di qua esce anche l'acqua, un po' come i motori dei motoscafi veri. Certo che con una piccola modifica si potrebbe convogliare lo scarico dietro, farlo uscire da queste quattro finte marmitte che adesso fungono come fuoriuscita di aria calda, così da rendere ancora più riproduttiva come riproduzione di barca RC rispetto al full scale, a quella vera, offshore vera, perché sicuramente questa è una riproduzione di un motoscafo da competizione, o meglio catamarano.
Il motore è da 28 centimetri cubi, avviamento a strappo mediante la zuculella, il cordino. Qui, come abbiamo detto, c'è il magnete provvisto di alette di raffreddamento, o meglio il volano, il magnete è questo qui che manda la scintilla alla corrente. E in più abbiamo la frizione, sì, quando il motore è a minimo l'elica non gira, perché sennò poi flotterebbe a minimo la barca senza volerlo. Invece abbiamo la frizione che, quando andiamo ad accelerare il motore, fa presa sul suo volano e quindi conferisce la forza all'elica e inizia a girare. Questo è il castello motore, ragazzi, in legno. Guardate, lì abbiamo il serbatoio, testata con raffreddamento a liquido. Poi abbiamo anche diciamo il raffreddamento mediante le lamelle sul cilindro, come ho detto prima, perché qui viene mandata aria fresca, tra virgolette. L'aria fresca entra di qua e altre due prese d'aria sul coperchio dove ci sono i finti abitacoli, per poi confluire dietro. Guardate, ragazzi, questo compartimento stagno serve ad alloggiare i due servocomandi, quello dell'acceleratore e quello del timone, e altre cose elettroniche come il killer switch, lo spegnimento motore mediante la radio. Si chiama killer switch, sì. Ecco, il coperchio è dotato di guarnizione a tenuta stagna, che poi abbiamo il foro per l'interruttore, sul quale molto probabilmente bisognerebbe usare un interruttore waterproof. Naturalmente questo motoscafo ha bisogno della manutenzione tradizionale di tutti i motoscafi RC, quindi l'ingrassaggio con grasso marino dell'albero centrale proveniente dal motore per fuoriuscire. Qui all'interno viene spalmato sull'asse del motore, non del motore ragazzi, sull'asse dell'elica, che in sostanza è una molla, questo grasso ad alta viscosità, che poi ogni 15 giorni, se uno gira spesso durante l'estate, va sostituito. Come dicevo, il gruppo di propulsione è tutto in metallo, alluminio. Qui abbiamo il rinvio che poi conferisce il movimento ai due timoni. Ecco qua, ragazzi. Vediamo se ci riesco a muoverlo dall'interno. Un po' di grasso, va duro. Comunque, ragazzi, è veramente gigantesca come barca RC. Molto più grande proprio nel volume di quelle che ho usato fino ad adesso, e bisogna vederla solo in action. Dimenticavo, lo scafo è realizzato in tessuto di vetro e resina poliester. Ho riconosciuto l'odore, non in resina epossidica. Comunque la stampata, il laminato è uscito veramente bene, cioè è perfetto. Questo motoscafo avrà sicuramente 20 anni, 25, quindi non è un prodotto recente, ma sicuramente attualmente ancora in vendita. Eccola qui, ragazzi, in tutta la sua bellezza, questa grossa barca RC, o meglio catamarano radiocomandato. Ok, ragazzi, lo vedremo in action. Ragazzi, per oggi è tutto, ma solo per adesso. Incredibile, questa barca è proprio bellissima. La volete vedere in action? Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e spuntate sulla campanellina. Ci vediamo presto, ragazzi. È estate, fa caldo. Andiamo a giocare! Giocare, brutta parola.
non è che giochiamo, andiamo a giocare con le nostre barche RC, dai, let's go.